Nebbio ad Atreju 2015. Sindaco, sindaco a Milano. Vieni Paolo. No, no, mi ha detto storace che non lo devo fare. Vabbè. Allora, buongiorno a tutti. Allora, per favore, davanti seduti, perché altrimenti non si vede niente, le telecamere dietro. Grazie. E tutti buoni. Vabbè. Allora, grazie dell'invito. Almeno vi state zitti, sennò mi sembra essere in trasmissione anche io. Non fate casino, su. Allora, grazie tante dell'invito a Giorgia. Sono molto contento, onorato che mi è riservata l'intervista alla padrona di casa l'ultimo giorno. Del resto non poteva essere che così, perché non so se sapete di una vicenda personale. Sta nascendo un amore tra me e la nonna di Giorgia Meloni, la signora Maria. Cioè mia madre è in prima fila, Paolo, che sente tutto il giorno parlare solo di te. Esatto. Si parla solo di te a casa mia. Io ho avuto un incontro con la signora Maria. Ma ce l'hai da Paolo sta settimana? Nonna, no, non ci vado da Paolo. E quindi da lì è nata una cosa, ora di più non posso dire, ovviamente anche per motivi di riservatezza. Va bene. Detto questo, no, vi ringrazio veramente, sono molto contento di essere qui. Non avete sbagliato qualche anno fa a fare Fratelli d'Italia, e lo dimostra la rilevanza che questo dibattito ha avuto in questi giorni. Lo dimostra il fatto di quel che ha detto Maroni. Lo dimostra il gradimento di Giorgia Meloni all'interno della televisione. Lo dimostra il fatto che se non aveste fatto Fratelli d'Italia eravate un pezzettino tra tanti e non contavate nulla. Giorgia Meloni in televisione ci sarebbe andata poco, perché avrebbe oscurato altri e quindi non l'avrebbero fatta andare. Qualcosa Ignazio La Russa avrebbe fatto, ma così, di marginale. Invece c'è un ruolo, c'è un'importanza, non occorre che ve la spieghi io, perché se siete qui penso che la capiate, e se non la capite fatevi delle domande. Però, insomma, così è, va bene? E quindi sono contento di essere qui. Bene. Allora io ora faccio una serie di... Vorrei fare con Giorgia un po' un quadro generale. Tanto mi ha detto che ci abbiamo tempo fino alle 18, quindi possiamo spaziare un po' su tutto. E quindi vediamo un po' di capire sulle varie cose, no? Come la pensate, cosa intendete fare, eccetera, eccetera. Io parto come al solito dalle questioni popolari, popolane e quotidiane, perché questo è il punto di vista, secondo me, il più importante. E quindi partiamo da un tema che interessa molti italiani. Oh, ci state zitti? Ma di che dovete parlare? Sta per parlare, Giorgia Meloni sta lì a parlare. Di che? Allora, Giorgia, 2014, 1.470.000 famiglie, condizione di povertà assoluta, 4.102.000 persone. 6,8% della popolazione residente,
Ci aggiungiamo un 3 milioni sulla soglia e un milione con problemi, nel senso che se hanno una spesa in più vanno in povertà, tipo visite mediche non pagate dal servizio pubblico. A quanti milioni bisogna arrivare perché sia dichiarata un'emergenza nazionale? Allora, intanto ovviamente faccio mezzo passo indietro, Paolo, mi perdonerai, perché io devo come sempre dei ringraziamenti per questa bella manifestazione che arriva quest'anno alla sua 18ª edizione, il che fa molto riflettere, fa intanto riflettere me, che quando ho iniziato a organizzarla ero una ragazzina e mostro quasi una carampana, ma soprattutto deve far riflettere noi sul perché questa manifestazione, a dispetto di una realtà che era la realtà, la storia, la comunità politica e umana della destra politica, che si è un po' dispersa in questi anni, perché questa manifestazione è riuscita a sopravvivere nonostante tutto. Qualche anno fa noi abbiamo fatto la scelta di dedicare Atreju non a un partito politico, perché sapevamo e sappiamo che i partiti sono gli strumenti e quindi passano. Noi abbiamo dedicato questa manifestazione a delle idee, a una visione del mondo. Questa è sempre stata e ancora oggi la casa della destra italiana, di tutti quelli che credono in queste idee, è il motivo per cui è sopravvissuta a tutto, perché quelle idee ancora sono vive e vegete, e noi lo dobbiamo sapere e lo dobbiamo dire a gran voce a chi da sinistra vorrebbe che la destra non esistesse più perché gli fa paura una destra che è molto più credibile, soprattutto della sinistra finta di questo tempo, ma anche a chi delle volte strumentalmente lo dice da destra perché magari c'ha altri interessi da difendere. Queste idee ci sono, sono vive e vegete, e anche grazie al lavoro che tanti ragazzi e tante persone fanno ogni giorno, ragazzi e meno giovani e meno giovani, io chiaramente guardo con attenzione ai più giovani perché sono quelli più difficili da convincere in questo tempo della politica. Ieri mi ha fatto molto piacere che Nicola Porro mi abbia scritto dopo aver moderato l'intervista con Silvio Berlusconi, mi ha scritto un messaggio, cioè questi ragazzi sono una magia. In un tempo come questo della politica avere ancora qualcuno che ha voglia di spendersi, di sacrificare qualcosa, però vuol dire che nulla è perduto. Vuol dire che nulla è perduto, poi ci dobbiamo interrogare su come si faccia a farlo crescere, ovviamente, ma nulla è perduto. E quindi grazie per questa 18ª edizione di Atreju, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a tutti quelli che hanno preso parte ai nostri dibattiti, soprattutto a quelli che sono intervenuti stamattina, perché raccontano questo, no? Persone che vengono dalla storia della destra, che poi hanno fatto scelte diverse, che oggi si interrogano su come si possa e si debba rimettere tutto insieme, perché noi vogliamo dire fine a questa diaspora presunta o reale della destra. Vogliamo ridare una casa accogliente a tutti quelli che con noi condividono queste idee, che sono idee che ruotano attorno al concetto di terra nostra. Noi quest'anno abbiamo dedicato Atreju alla terra nostra. Abbiamo detto e ribadiamo che al centro di tutte le politiche che noi facciamo c'è l'Italia. Sembra una cosa banale, ma non lo è. Perché da qualche anno in Italia noi abbiamo governi fantoccio, a cospetto dei quali la Repubblica di Vichy sarebbe uno Stato, diciamo, che difendeva gli interessi della propria gente. Noi abbiamo dei governi fantoccio che fanno tutto fuorché gli interessi dei cittadini che dovrebbero rappresentare. Noi vorremmo rimettere al centro delle scelte della politica i diritti e i bisogni dei cittadini italiani, in una parola, la parola sovranità. Perché vedi, Paolo, noi delle volte abbiamo pensato o pensiamo che l'essere una nazione sovrana, che l'essere una nazione libera sia qualcosa che ci è dovuto, ma non è così. Se noi siamo una repubblica sovrana, se noi siamo una nazione libera, è perché qualcuno prima di noi ha costruito e difeso quei confini, ha costruito e difeso quella libertà, e non l'ha fatto perché noi dopo decenni potessimo essere la colonia dei tedeschi e i sudditi di Angela Merkel o dei suoi pupazzi a Bruxelles. Ci arrivo al tema, perché vedi, quando noi parliamo di sovranità, il tema non è solo un problema risorgimentale, diciamo così, da toni risorgimentali, io sono particolarmente appassionata della materia, come si sa,
sono temi estremamente concreti, perché quella povertà della quale tu parli è figlia di scelte politiche evidenti che sono state fatte in questi anni. È vero che c'è la crisi economica, ma da chi è stata prodotta la crisi economica se non dagli stessi che oggi hanno la presunzione di dirci come si affronta e si risolve la crisi economica? Da chi è stata prodotta la crisi che sta portando la povertà nella quale noi rischiamo di far cadere sempre più famiglie? Voglio dire, parliamoci chiaro, quando le banche prendono i soldi a un tasso di interesse dell'1% dalla Banca Centrale Europea e con quei soldi ci comprano titoli di Stato a un tasso di interesse molto più alto, lo vogliamo spiegare a Renzi che dice di no? Non stanno producendo ricchezza. Quella non è ricchezza. La ricchezza virtuale non è ricchezza. Quando tu hai realtà che in regime di monopolio prendono una concessione statale e non investono una lira, quelle realtà non producono ricchezza. Quando tu vendi un'azienda gioiello italiana a una multinazionale straniera che viene qui, la spolpa, si frega i brevetti e poi la butta, quella non è ricchezza. La ricchezza è un'altra cosa. La ricchezza è... La ricchezza in Italia è prodotta dalla piccola e media impresa, è prodotta dall'agricoltura, è prodotta dai commercianti, è prodotta dalle persone, dalle cose, dai fatti materiali. E tutto questo, i governi che noi abbiamo avuto negli ultimi anni hanno fatto del loro meglio per massacrarlo. Parliamoci chiaro. Abbiamo letto tutti quanti, per esempio, il rapporto Svimez, no? Sul Mezzogiorno d'Italia, quando era fine luglio, lo Svimez ci dice che Mezzogiorno d'Italia dal 2000 al 2013 è cresciuto meno della metà della Grecia. Renzi ha scoperto che c'è il problema del Mezzogiorno e ha convocato una direzione nazionale del Partito Democratico per il Mezzogiorno. Cioè, per il Mezzogiorno ci hanno fatto una riunione del Partito Democratico, contro il Mezzogiorno ci hanno governato per un anno e mezzo, perché invece tutte le scelte che poi hanno fatto sul Sud e sul Mezzogiorno sono scelte che vanno diametralmente in direzione diametralmente opposta a quella che servirebbe per ricostruire. Io penso che se oggi noi dovessimo investire non solo sul Mezzogiorno, sul Sud Italia, poi ne parleremo con proposte molto concrete, ma penso che se noi dovessimo, diciamo, lavorare sulla nostra ricchezza, dovremmo investire su tutto quello che non ci si può copiare, su tutto quello che noi abbiamo di unico, quindi il turismo. Ma signori, siamo consapevoli del fatto che l'unica proposta che lo Stato italiano negli ultimi anni ha fatto a chi opera nel mondo del turismo è: accogli un profugo che te do 37 euro e mezzo al giorno? Cioè, è questa la soluzione che abbiamo per il turismo italiano? In una nazione che col turismo potrebbe fare meglio di quello che alcuni stati fanno con il petrolio? Io non penso che sia una grande soluzione. Capisco alcuni imprenditori alberghieri che nella distruzione, nella desolazione di una politica che li aiuti, alla fine si piegano anche a fare questo. Capisco di meno quelli che vengono a fare i dibattiti televisivi e mi dicono: ah, ma sai, io lo faccio perché sono umano. Se sei umano non ci guadagni, se ci guadagni sei un imprenditore e l'umanità non c'entra niente. Però mi metto nei panni, perché guarda, sono stata in Sicilia, su questa cosa del turismo vi racconto una storiella, sono stata in Sicilia a visitare un centro per l'accoglienza degli immigrati che era un ex albergo 4 stelle, Agrigento. La Valle dei Templi. Che cosa potremmo fare noi se fossimo una nazione seria solo con la Valle dei Templi di Agrigento? Invece vi girate e a 300 metri dalla Valle dei Templi c'è solo abusivismo edilizio. Vabbè. Bellissima struttura, albergo 4 stelle. Parlo con il gestore di questo centro per l'accoglienza agli immigrati e mi dice: guardi, io non sono un volontario, io sono un imprenditore. Volevo fare turismo d'eccellenza e non me l'hanno consentito, perché qui non c'è niente che aiuti il turismo, nonostante le bellezze straordinarie che abbiamo. Allora ho dovuto chiudere questo albergo, ho provato a riconvertirlo in un centro sanitario d'eccellenza, volevo fare un centro per i disturbi del comportamento alimentare. Ho fatto una proposta alla regione, non mi hanno mai risposto. Poi ho detto: vabbè, ma se ci faccio un centro per l'accoglienza degli immigrati, mi hanno dato l'autorizzazione il giorno prima che facessi la domanda. Allora, per quanto possa fare sorridere,
per quanto possa fare sorridere, io penso che una nazione che prende il suo petrolio e lo butta così sia una nazione che non va da nessuna parte. Vogliamo parlare di agricoltura? Noi abbiamo dedicato l'Expo all'agroalimentare quest'anno. Perché l'abbiamo dedicato all'agroalimentare? Perché in Italia l'eccellenza agroalimentare, l'eccellenza della nostra agricoltura è uno degli elementi fondanti della ricchezza italiana. E che cosa ha fatto il governo italiano per gli agricoltori? Una cosa bellissima, l'IMU sui terreni agricoli. Perfino su quelli non utilizzati hanno fatto di tutto per mettere in ginocchio gli agricoltori. Allora questo è il tema. È ovvio che quando tu... Perché al governo non gliene frega niente del fatto che i poveri si moltiplicano? Perché? Perché non sono i poveri ad aver scelto questo governo. Quando tu... Il problema della sovranità è un tema concreto per questo. Non è solo una questione filosofica. Quando un governo non risponde al popolo, non fa gli interessi del popolo. Quando un governo è piazzato lì da qualcun altro, fa gli interessi di qualcun altro. E noi abbiamo avuto 3 governi in fila, Monti, Letta e Renzi, che sono stati piazzati in Italia dalla grande finanza internazionale, dalle lobby, dai burocrati, dai tecnocrati e dai tedeschi, che stanno facendo gli interessi della grande finanza internazionale, delle lobby, dei tecnocrati, dei burocrati e dei tedeschi. Questo è quello che vediamo ogni giorno e non gliene frega niente di affamare il popolo italiano, perché tanto il loro compito è quello di portare lo scalpo del popolo italiano alla loro regina tedesca. Però se noi siamo una nazione sovrana e vogliamo essere una nazione sovrana, a questo ci si deve ribellare. Ti dico l'ultima chicca e poi sto zitta sul tema della povertà. No, che tu poi stia zitta. No, sto zitta su questo tema. Ora, io ho fede in te. Non te salvi. Ora. Che sto zitta, zitta su questo, mi pare troppo, ecco, insomma. Tu hai raccontato, forse tu l'hai raccontato, ma sicuramente se non l'hai già fatto lo racconterai, di una cosa che sembra tecnica, ma è una cosa che grida veramente vendetta. Sì, lo hai raccontato l'altro giorno in una trasmissione alla quale ho partecipato anch'io del quotidiano. E chi vuoi che li racconti? Che esatto. Ed è questo tema della riforma dell'ISEE. Questione tecnica, ma vale la pena che ve la dico 30 secondi, perché è una cosa sulla quale noi faremo una battaglia mai vista. Il governo ha modificato i parametri del cosiddetto ISEE. L'ISEE è quel metodo di calcolo che serve per lo Stato italiano a calcolare in buona sostanza il punteggio che le famiglie hanno per accedere a una serie di servizi sociali. Gli asili nido, le case popolari, tutti i servizi sociali vengono calcolati sulla base di questo parametro ISEE. Prima l'ISEE veniva calcolato solo sull'IRPEF. Oggi il governo, sapete che si è inventato? Una bella riforma di questi parametri per cui in questi criteri rientra la pensione di invalidità, la pensione minima e sociale, soldi che transitano sul conto e che tu non hai più, tutto viene calcolato in questi parametri. E sapete perché? Perché l'obiettivo del governo era trovare un modo per tirare fuori milioni di persone povere dalla possibilità di accedere ai servizi sociali dello Stato italiano, perché gli unici poveri e disperati di cui lo Stato italiano vuole occuparsi sono quelli che non parlano italiano. Per quelli che parlano italiano di possibilità non ce ne devono stare. E allora non è un governo degli italiani un governo che fa una scelta del genere. Non è un governo che può dare lezioni a nessuno. Sono solo amici dei poteri forti e dei potenti. Ho capito. Come? Marino chi? Sta poi... Pure a Roma! Ora vado, a Roma ci posso pensare, sì. Sì, sì, sì. Papa. Accetto candidature al soglio. Va bene. Poi vi dico perché non la faccio politica. Aspetta, aspetta.
E dicevo, ho capito quanto il ragionamento che hai fatto sulla povertà, ma non ritieni, Giorgia, che debba o possa, insomma, non quello debba, non lo so, possa essere, tra parentesi, la dico questa cosa perché verifico quotidianamente che è così, chiusa parentesi, non ritieni che sia il momento di lanciare una offensiva importante, più importante di quelle fatte fino ad ora, sul tema di questi 6-7 milioni di italiani? Perché non li rappresenta, non si sente, cioè si sentono rappresentati da qualcuno, vedono i temi loro, ma secondo me è un blocco sociale che aspetta. Molti di questi non votano più, Molti di questi, io lo vedo perché li intervisto quotidianamente. Allora non è che ti dicono siamo di qui o siamo di là. La stragrande maggioranza di quelli che a me, perché non le racconta nessun altro in questo momento, che a me raccontano le storie di povertà, mi dicono del debito, speriamo di trovare qualcuno. Poi hanno le loro preferenze, ovviamente non sono a sinistra la maggior parte, come dici tu, verifico anche questo. Però è un blocco sociale che è pronto. Ma guarda Paolo, quando noi diciamo che Fratelli d'Italia in qualche maniera vuole essere il movimento di riferimento, no, dell'Italia e degli italiani, gli italiani prima di tutto, che qui è una cosa politicamente scorretta, ma segnalo sommessamente che in tutte le altre nazioni del mondo è esattamente quello che accade, certo. Cioè gli stati nazionali sono organizzati per tutelare prioritariamente i loro cittadini, ed è ovvio che in un globo terraqueo nel quale tutti si occupano dei loro cittadini, se noi ci occupiamo di tutti gli altri e non dei nostri non se ne occuperà nessuno, però è un modo di dire che quando parliamo dei problemi, allora io devo dire che mi capita spesso che vengano persone da me e mi dicano, guardi, io ho una grande crisi esistenziale perché ho votato tutta la vita a sinistra e oggi obiettivamente questi non mi rappresentano più, e delle volte per paradosso le cose che sento dire a lei mi sembrano più di sinistra di quelle che dicono quelli di sinistra, un po' perché se questi diciamo sono la sinistra italiana, io sono Mao Zedong, l'ho detto una volta scherzando, nel senso che chiaramente sono l'esatto contrario di quello che hanno raccontato al loro popolo, no? Erano quelli che stavano vicino ai più deboli, agli indifesi, e poi hanno fatto le cose che stanno facendo, le cose che ci siamo raccontati. Esatto. E perché questa è un'epoca molto post-ideologica. Secondo me ha ragione Marine Le Pen quando dice che lo scontro in quest'epoca non è più tanto destra-sinistra, chiaramente ci sono i valori di riferimento, ma il grande scontro aperto in tutta Europa è tra il basso e l'alto, tra i diritti dei molti e gli interessi dei pochi, tra i popoli e le oligarchie di potere. A noi dicono che noi dobbiamo rinunciare a fette di sovranità per trasferirle per esempio all'Europa, ma in Europa chi comanda? Perché quelli che comandano in Europa, casomai fosse sfuggito, non l'ha eletti nessuno. La Commissione europea non è eletta dai popoli, il Parlamento europeo, che è l'unico organo eletto, non conta niente. La Banca Centrale Europea è una roba su cui i cittadini non possono dire niente, e a noi dicono che dovremmo fare una Italia così. Le riforme di Renzi vanno in questo senso, sono tutte riforme per dire voi non contate niente, non vi preoccupate, ce ne occupiamo noi che siamo la parte illuminata della nazione e quindi voi fregatevene. Allora noi abbiamo scelto di stare dalla parte del basso, anche per storia, voglio dire, per conformazione, la battuta l'ho fatta io così non la fate voi, abbiamo scelto di stare dalla parte dei molti, dalla parte del piccolo, dalla parte dei diritti, e le oligarchie le difenderà questa sinistra. Chiaramente però poi ci serve che questi molti capiscano e abbiano il coraggio di investire su qualcuno che si batte per loro, perché vedi, io penso che da una parte sia comprensibile, no, il clima di antipolitica che noi viviamo, la classe politica è stata spesso deludente, però mi arrabbio da morire quando sento dire che i politici sono tutti uguali. Perché quando tu dici che i politici sono tutti uguali, vuol dire che non ti vuoi prendere la responsabilità di scegliere. E se tu non ti prendi la responsabilità di scegliere, deresponsabilizzi anche la politica. Cioè, come è giusto che il popolo italiano pretenda da me serietà, competenza, di essere specchiata, di non tradire le mie idee, di avere coraggio, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di essere politicamente scorretta, io mi aspetto dal popolo italiano che poi lo riconosca. Perché è ovvio che quando tu fai politica perché ci credi,
poi devi sapere che rappresenti qualcuno, mentre non te ne frega niente di rappresentare qualcuno quando fai politica perché stai facendo solamente i tuoi interessi. La politica non è tutta uguale, come gli italiani non sono tutti uguali in qualunque ambito nel quale si muovano, ed è sbagliato generalizzare. Allora io vivo delle volte la frustrazione di chi dice: ah, io condivido tutto quello che dici, però insomma non ti voto perché tu è un piccolo partito, l'ho detto tante volte. No, il mio è un piccolo partito perché tu non mi voti, è esattamente il contrario. È come se delle volte noi ci facessimo dire che cosa dobbiamo votare dalla televisione. Siccome i sondaggi dicono, siccome dicono, allora tu sei portato ad andare verso lì. Allora, siccome le scelte le vogliamo rimettere nelle mani, no, degli italiani, poi gli italiani devono esercitare quel potere, devono esercitare quel diritto. Quindi noi le proposte, le battaglie, tu lo sai, le abbiamo fatte e le facciamo, e chiediamo di essere giudicati per il lavoro che facciamo ogni giorno, per la credibilità della proposta, per la serietà. Voglio dire, su alcuni temi io avrei potuto tranquillamente, diciamo così, usare toni un po' più folcloristici, no? Cioè rincorrere un po' di più la rabbia, rincorrere un po' di più la cattiveria. Non serve. Però penso che alla fine la classe politica debba cercare di stare un passo avanti la società che vuole rappresentare, no? Cioè deve essere d'esempio. Io vorrei che noi fossimo l'Italia come la vorremmo. E sai perché te lo dico? Perché ho visto un imbarbarimento della politica, e vedo ogni giorno un imbarbarimento della politica, che non aiuterà questa nazione a risollevarsi. Lo dico pensando a Beppe Grillo e alla, diciamo, cattiveria, no? Alla violenza che ha portato nella politica. Ma lo dico anche pensando a Matteo Renzi, che ci fa tutti i giorni le lezioni di morale e poi pensa bene di proiettare la gigantografia di un bambino siriano morto per prendere un applauso a un comizio di partito, perché mi fa schifo, mi fa schifo. Vorrei una politica che non accettasse qualunque cosa per prendere un voto in più. E lo dico perché noi tentiamo di farlo, tante volte avremmo potuto, voglio dire, no, pasturare un po' di più con gli istinti degli italiani che giustamente stanno arrabbiati. Abbiamo deciso di non farlo, ci vorrà più tempo per crescere e ci metteremo di più. Però quando vuoi essere una cosa seria, quando non vuoi accettare le scorciatoie, ti prendi anche la responsabilità magari di metterci più tempo a farti conoscere, di metterci più tempo a farti apprezzare, di metterci più tempo a farti votare, però ti puoi guardare allo specchio. Perché Paolo, ci sono due modi di fare politica. Ci sono due modi di fare politica. Ci sono quelli che fanno politica per prendere i voti e ci sono quelli che prendono i voti per fare politica. Nel primo caso non credi niente. Nel primo caso non credi niente, quando fai politica per prendere i voti, tu non credi niente e sei disposto a dire quello che la gente si aspetta che tu dica per votarti. Ma se non credi niente non puoi costruire niente. Nel secondo caso, quando fai politica, quando prendi i voti per fare politica, tu credi in qualcosa e provi a essere una guida per la società, provi a essere un passo avanti, provi ad aiutare la società a innalzarsi. Ecco, noi abbiamo scelto di prendere i voti per fare politica, speriamo di prenderli chiaramente, ma non smetteremo di fare politica e non scenderemo mai al livello di quelli che prendono, di che fanno politica solo per prendere i voti. Vabbè, del resto il messaggio che viene a Fratelli d'Italia dalla televisione è piuttosto chiaro, cioè che i vostri contenuti, il vostro leader sono alti, sono apprezzati, sono lassù, e ancora i voti sono più bassi, molto più bassi di quanto non corrisponde. Ma è proprio per questo che io dico, siccome vedo che quando queste persone, questi italiani e queste italiane, vedono te e quello che tu rappresenti in televisione, si sentono rappresentati una larga parte di questi italiani, che sono poi sostanzialmente due categorie, la piccola e media impresa e i poveri. Queste sono le due categorie. Guardate che questo blocco sociale insieme è tanta roba, non è che sono quattro gatti. Piccola e media impresa, cioè chi crea lavoro, eccetera, eccetera, e persone sotto la soglia di povertà o lì, insomma, in certi casi coincidono anche, tra l'altro, quindi sono moltissimi. Vedo che
di fronte a certe tematiche stanno lì. Io lo vedo non solo perché li conosco, lo vedo anche dalle famose curve che tutte le mattine dopo si guarda chi fa televisione. Allora, e lo vedo anche perché i fighetta, viceversa, queste curve non ce le hanno. Ma perché non ce le hanno? E allora io sono il populista. Perché c'è un blocco che non si sente, appunto, che non sa dove andare. Allora, io penso, Giorgia, e ti richiedo anche su un'altra questione, che quel mondo lì, se aspetta qualche segnale in più di movimento proprio, non solo di televisione, ma di manifestazioni, di partecipazione, esempio, faccio un esempio? Beh, questo in termine tecnico troiaio, ok? Che, aspetta, non sai neanche che ho detto. Ma quale? Dice giustamente Storace, che è un giovane giornalista che si sta facendo. E che però Marino, insomma, frigge perché gli ha fatto questo articoletto su questi 400 milioni dell'ATA che c'è. Allora, questo autentico troiaio di queste migliaia e migliaia di famiglie, su cui io sto martellando quotidianamente, che hanno bambini disabili che sono arrivati a scuola e non sanno a chi affidarli, perché non ci sono gli insegnanti di sostegno. Molti li trovano che si sono urinati addosso, molti che si sono fatti tutti i bisogni addosso, altri li hanno trovati che brucava l'erba in un campetto, eccetera, eccetera. Perché non si fa un casino? È esattamente quello che, diciamo, a cui pensavo quando prima ti ho detto, no, che sulla vicenda della riforma dell'ISEE, cioè sul tema degli italiani disperati che sono stati abbandonati, avremmo organizzato, diciamo, il nostro lavoro nei prossimi mesi. Esatto. Però sul tema specifico della scuola bisogna dire, sul tema che tu citi, che è uno dei tanti, delle tante questioni della grande macro area disabilità sulla quale questo governo in particolare ha fatto cose drammatiche. Devo dire che noi avevamo fatto, per il tramite del nostro gruppo parlamentare che ringrazio, in aula una battaglia, voglio dire, straordinaria sul tema della buona scuola, che è buona scuola, dice Renzi, perché lui fa così, si chiama le cose da solo, se le dice. Poi la buona scuola, in buona sostanza, di Renzi è che c'hai Schettino in cattedra e a casa i docenti che hanno lavorato negli ultimi 10 anni perché hanno mandati a casa. La buona scuola di Renzi, e riguarda anche ovviamente il tema della disabilità, esattamente come penso che una responsabilità su questa questione, lo dico proprio pensando a una signora la cui storia tu hai raccontato un paio di giorni fa sempre nella tua trasmissione, è che poi quando noi tentiamo di dire che alcune scelte che la politica fa, come l'immigrazione incontrollata, finiscono per colpire le fasce più deboli della società, cerchiamo di raccontare questo, perché quando tu hai risorse limitate in una nazione che ha risorse limitate, quando devi trovare molti soldi, li devi da qualche altra parte. Allora io ho fatto un esempio, che è l'esempio del comune di Roma, di questo americano a Roma che governa, perché lui è... Voi dovete sapere che Marino, lui fa il sindaco di qualche città americana, poi ogni tanto viene a fare ferie a Roma. Un americano a Roma. Allora, l'americano a Roma, perché guarda, sta dicendo delle cose incredibili Marino in questi giorni di noi, ma poi su alcune cose ci vediamo in tribunale, ma io vi giuro che non riesco a prenderlo sul serio perché mi fa troppa pena. Ecco, penso che sia veramente un uomo disperato che non sa con chi prendersela. Ha detto: noi abbiamo cacciato i fascisti, abbiamo cacciato tutti e adesso cacciamo un sacco d'altra gente, però non si vuole dimettere perché è consapevole che sennò i romani nelle nuove elezioni caccerebbero volentieri lui a calci per come sta governando la capitale. Vabbè, ma comunque il comune di Roma
nei primi sei mesi della giunta Marino, noi abbiamo fatto un accesso agli atti per il tramite dei nostri rappresentanti all'amministrazione, che ringrazio, del Dipartimento Servizi Sociali, come è composta la spesa dei servizi sociali sotto la giunta Marino. Quelli che loro sono estranei a tutta la cosa, sono così estranei che nei primi sei mesi di giunta Marino gli affidamenti diretti alla cooperativa di Buzzi sono aumentati del 77%, perché loro sono estranei, sono quelli puliti. Le risorse per la disabilità del Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Roma nei primi sei mesi della giunta Marino sono passati da 14 a 4 milioni di euro. Le risorse per l'accoglienza degli immigrati nei primi sei mesi della giunta Marino e Comune di Roma sono passati da 5 a 35 milioni di euro. Mi dite, secondo voi, dov'è che il Comune di Roma ha preso i soldi per l'accoglienza degli immigrati, se non dalla disabilità, cioè da persone disperate che il comune, del quale il Comune di Roma non si vuole occupare, perché evidentemente non sono abbastanza bisognose di attenzione per essere valutate e aiutate dal Comune di Roma? Ecco, questo è quello che cerchiamo di dire a questa politica fatta di fighetti, di radical chic, di gente che non si misura con i problemi delle persone comuni, perché loro i problemi delle periferie non li hanno mai visti. Gli unici immigrati con i quali si sono confrontati sono la colf e il giardiniere di casa loro. Non hanno problemi di sorta, sono pieni di soldi e ci vengono a spiegare a noi, chiaro, come si debbano affrontare determinate questioni. Ecco, io penso che invece noi bisogna che diciamo con grande serenità che questo è esattamente il tema del quale vorremmo cercare di occuparci. Benissimo. La questione della famiglia, scusami Paolo se faccio una digressione, ecco, è la questione famiglia, centrale. Scusa Giorgia, siccome appunto volevo arrivare, dice il Papa tornando dall'America, no? No, ma lui ci è andato davvero, no? Come Marino, cioè c'aveva da fa. Marino ci è andato con lui. Marino ha seguito il Papa negli Stati Uniti, perché nessuno gli ha detto che tutte le domeniche a piazza al Vaticano il Papa fa l'Angelus, e quindi lui, se lui ascoltare il Papa, può arrivare in Vaticano, no? Invece no, lui l'ha seguito giustamente per ascoltare il Papa negli Stati Uniti. Infatti aveva titolato un quotidiano un po' malizioso: Marino va a incontrare il vicino di casa in America. Allora, non c'è, dice, non c'è futuro senza famiglia. Ora, quindi in questo paese, in Italia, non c'è futuro, perché, nel senso, lui lo diceva, delle politiche necessarie per aiutare, diciamo così, che la famiglia si sviluppi, insomma, si fortifichi, se ne creino di nuove, eccetera. Allora, qui sul tema della famiglia in Italia ci sono vari attacchi, no? Quello fiscale, quello amministrativo, quello, diciamo, ideale, quello del gender, non gender, eccetera, eccetera. Ecco. Prego. Ma allora, sono d'accordo con te, nel senso che effettivamente l'Italia è una nazione che non ha, diciamo a bocce ferme, se dovessero andare avanti le politiche che si stanno portando avanti, è una nazione che non ha un futuro. Perché vedi, la famiglia non è una costruzione, diciamo così, artificiale. Si dice famiglia naturale perché la famiglia preesiste agli stati e alle nazioni. Perché è il primo nucleo fondante di qualunque società, di qualunque comunità. Quando tu tenti di distruggere quel nucleo fondante, tu non avrai banalmente più una comunità e una società. E il tema della natalità si lega a questo. In Italia noi non facciamo più figli, questo è un vecchio pallino che io ho, ci abbiamo fatto tante proposte, tutte assolutamente cadute nel dimenticatoio, perché questo governo di queste tematiche non si vuole occupare, perché se noi non invertiamo i dati sulla demografia in Italia, noi siamo una nazione che scomparirà. Proiettate i dati, guardate i dati sulla demografia, fra 30 anni più del quasi il 40% degli italiani avrà oltre i 65 anni. Noi avremo sempre meno gente che lavora e sempre più gente da mantenere. E non ce la possiamo fare. E nessuno mi toglie dalla testa, non è solo un tema ideale, è anche un tema
economico. Nessuno mi toglie dalla testa che le risposte che sta dando il governo di centrosinistra non sono esattamente le risposte più intelligenti, perché pensare di affrontare la crisi della famiglia con le unioni civili piuttosto che portando in Italia, se vi ricordate che la prima cosa che si dice, no, quando si parla di immigrazione è: ma gli immigrati fanno figli, e chi se ne frega, io vorrei che i figli li potessero fare anche le famiglie italiane, perché in Italia i figli non si fanno non perché non si vogliono fare, non si fanno perché i figli sono un bene di lusso, perché tu non hai una politica che ti aiuta se vuoi mettere al mondo un bambino, tutto è fatto per ostacolarti a fare un figlio. Noi in Occidente, in Europa, in Italia, noi ci occupiamo molto di più di tutto quello che serve a rendere più facile un'interruzione di gravidanza piuttosto che tutto quello che serve a rendere facile mettere al mondo un bambino. E questo è folle! È folle! Non voglio sostituire le famiglie italiane con famiglie di immigrati, perché voglio preservare la mia civiltà, e adesso mi arriverà un'altra lettera dell'UNAR, mandate pure le vostre lettere che le cestiniamo tutte in fila. Non voglio rinunciare alla mia civiltà e non penso che sia una soluzione per le famiglie il tema delle unioni civili. Perché io non solo vorrei che le famiglie italiane facessero dei figli, vorrei anche dire una cosa molto politicamente scorretta, e cioè che i bambini hanno diritto ad avere un padre e una madre, e hanno diritto voglio dire anche questa cosa politicamente scorretta, hanno diritto di non nascere da pratiche incivili come l'utero in affitto. Sono pratiche incivili, e se questa è la modernità che ci volete regalare, noi siamo fieramente antichi. Penso che su questi temi bisogna essere molto chiari, Paolo. Penso che su questi temi bisogna essere molto chiari, perché purtroppo si confondono cose molto diverse. Guarda, questa vicenda della teoria gender, chiudo, sulla quale noi abbiamo fatto e faremo una battaglia, stiamo raccogliendo le firme per il referendum e tutto quanto, è un'altra roba che grida vendetta. Perché qui ci vogliono convincere che tu, per combattere la discriminazione degli omosessuali, che è ovviamente questione sulla quale tutti quanti siamo mobilitati perché non vogliamo discriminare nessuno, che però il modo giusto per combattere la discriminazione degli omosessuali sia andare negli asili, nelle scuole elementari, da bambini di 5-6 anni a spiegargli questa geniale teoria per la quale non esiste il sesso biologico. Tu non sei maschio o femmina. Tu sei quello che scegli di essere in una gamma di almeno 50 opportunità che oggi sono state individuate, e tu lo puoi fare e puoi scegliere chi sei. E per aiutarti a fare questa scelta più consapevolmente, in alcune realtà ai bambini di 5-6 anni gli hanno fatto scambiare i vestitini tra i maschi e le femmine. E questa è la modernità, e a me questa modernità mi fa schifo. Basta! I bambini non si toccano, questa roba qui non è roba che si può vendere nelle scuole. E la cosa bella è che questa cosa l'ha fatta, il primo ad aver fatto questa cosa è quello che poi ha mandato a me, quello sempre dell'UNAR, che ha mandato a me la lettera per dirmi che cosa potevo dire. Ma tu pensa a non fare idiozie dentro le scuole invece di spiegare a me che cosa posso dire. Burocrate, inutile. E infatti si è, curiosamente, dico anche questa cosa così oggi, proprio vedremo come si, ne vedremo delle belle, e infatti curiosamente si è mobilitata a difesa del burocrate dell'UNAR tutta la lobby gay, che hanno detto è giusto censurare la Meloni, è certo, perché i diritti per loro viaggiano così, loro devono avere il diritto di adottare un bambino e di impedirgli di avere un padre o una madre, ma io non posso avere il diritto di dire quello che penso. Curiosa idea di democrazia e di diritti.
scusa, prima di là mi hai detto ho dormito male stanotte. Quando dormi bene come sei? No, sono più tranquilla quando dormo bene. Ho capito. Allora dormi sempre male, che c'è bisogno così. Bene, allora, dunque, non so se hai visto che ieri sul Corriere della Sera c'era un articolo a firma Angelino Alfano, che è ministro degli interni. Che c'è? Si può dire? Dove dice una serie di cose sulla che sono ormai in Europa, c'è stato un passo in avanti e quindi... Oh, fatemi finire, su. Che tra l'altro... Ah, quanto si dura? Perché io dopo ci avevo da fare una... Ok. Come? Lei era fatto... pessima, non gliela fare ripetere, ti prego. Ti prego. Lei di Paternò? Allora ci torni per cortesia. Va bene. Allora, che rispondiamo a questo? Come la vedi? Ma guarda, mi pare di capire che il governo italiano brancoli nel buio, lo abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo. È tutta assolutamente folle questa politica sull'immigrazione che hanno portato avanti. È folle perché questo è un governo, il governo italiano, che non distingue minimamente i profughi dagli immigrati clandestini. A me fa molto sorridere perché hanno detto quanto sono bravi i tedeschi, che nei due giorni in cui hanno tenuto aperte le frontiere, quando sono arrivati i primi profughi, ma solo siriani, perché a noi ci serve manodopera laureata a basso costo per le imprese per l'industria dell'auto. Quando sono arrivati questi 10.000 profughi, ma solo siriani, nei soli due giorni in cui la Germania ha tenuto aperte le sue frontiere, i cittadini tedeschi hanno applaudito. E io ho detto, ma guardate, i cittadini italiani fanno questo lavoro di accoglienza da qualche decennio, mentre i tedeschi no, ma soprattutto se anche da noi arrivassero famiglie, bambini, donne di classe media, persone che possono agevolmente lavorare nelle nostre industrie in una nazione nella quale c'è un tasso di disoccupazione al 4,6%, tant'è il tasso di disoccupazione in Germania, che non è esattamente quello italiano perché noi siamo quasi al 13%, probabilmente avrebbero applaudito anche gli italiani. Però quelle non sono le scene che vediamo da noi. Le scene che vediamo da noi sono barconi pieni di uomini in età da lavoro, che già dalla fotografia, diciamo così, non si prestano all'idea del profugo, perché se tu scappi dalla guerra non lasci tua moglie e tuo figlio a morire sotto le bombe, presumibilmente te li porti dietro. Se vieni da solo probabilmente non stai scappando dalla guerra, ma al di là della fotografia sono dati, voglio dire, di Frontex, che dice che l'85% di quelli che arrivano da noi sono maschi in età da lavoro e che la stragrande maggioranza di queste persone non ha diritto all'asilo politico. Quindi la prima cosa che il governo italiano dovrebbe fare è non accettare gli immigrati clandestini, come fanno tutte le altre nazioni del mondo, che vuol dire rimpatriare immediatamente. Non ci sono nazionalità per le quali tu non hai bisogno di aspettare, vedere, valutare. Il signore della Costa d'Avorio, che è accusato dell'omicidio dei coniugi Solano, viene da una nazione, la Costa d'Avorio, nella quale il prodotto interno lordo quest'anno è cresciuto del 7,5% e nel quale non c'è la guerra in Costa d'Avorio. È da 4 mesi che è in Italia. Ci hanno messo finora 4 mesi a cercare di stabilire se abbia o non abbia diritto all'asilo politico. È così difficile capire che non ha diritto all'asilo politico? O dobbiamo pensare che in effetti il motivo per il quale si perde così tanto tempo a decidere se uno ha diritto o non ha diritto all'asilo politico, anche quando palesemente viene da nazioni nelle quali non c'è la possibilità che uno sia profugo o rifugiato, è perché qualcuno ci mangia, perché anche questa non è solidarietà. Questa solidarietà della sinistra, che ci ha spiegato che noi dovevamo accogliere tutti, e poi abbiamo scoperto che le cooperative ci campavano alla grande e ci lucravano sopra la disperazione della gente, è un'umanità alla quale io non mi sento di afferire. E ti dico di più, non afferisco neanche all'umanità della soluzione: no, noi dobbiamo accogliere i profughi perché siamo tanto umani e ci occupiamo di salvare la vita delle persone, perché allora devi essere coerente, e io sono d'accordo su questo. Ma vedi Paolo, questa gente non scappa da una calamità naturale,
cioè i siriani non stanno scappando da non so, una eruzione vulcanica, scappano dall'ISIS, scappano dal fondamentalismo, scappano da qualcosa di estremamente concreto. E se tu vuoi essere umano davvero, non ti puoi occupare solamente di quelli che vedi perché arrivano nel tuo territorio, facendo finta che quelli che invece muoiono perché non riescono neanche a scappare non esistano. Perché questa umanità un tanto al chilo a me fa ridere. Se tu vuoi essere umano, e allora devi avere il coraggio di non girarti dall'altra parte. Se tu Europa, se tu Occidente vuoi essere davvero umana, tu devi intervenire per rimuovere le cause che producono quella disperazione. Devi andare a combattere ISIS, il fondamentalismo. Devi arrivare ad affrontare quelle cause, perché altrimenti mi si deve dire che noi siamo disposti a spostare in Europa potenziali 200 milioni di cittadini, tanti sono quelli che oggi vivono in nazioni che sono teatro di guerra. O noi ci occupiamo solo di quelli che arrivano qui, perché qui le foto dei bambini profughi le mandano, ma le foto delle bambine cristiane violentate e massacrate in Iraq, quelle non le manda nessuno, sono bambini anche quelli, sono umani anche quelli. Dice, noi non ci possiamo girare dall'altra parte. Il governo Renzi si gira dall'altra parte come? Perché dice a noi che noi dobbiamo avere coraggio, però poi il coraggio di andare a combattere le cause, il coraggio di sostenere i governi legittimi che ovunque stanno combattendo ISIS, l'Occidente non ce l'ha. Gli americani che... in questa vicenda, voglio dire, hanno qualche responsabilità, perché no, il sostegno alle primavere arabe, pensando che poi si potessero sostituire delle democrazie imperfette con delle democrazie perfette, poi ci siamo ritrovati con delle democrazie imperfette sostituite dal fondamentalismo islamico, dalle lotte tribali, e in questa follia che hanno di sconfiggere Assad, rischiano di ritrovarsi alleati dell'ISIS. Cioè, noi, voglio dire, su questa roba bisogna fare attenzione. C'è un governo legittimo in Siria, c'è un governo legittimo in Iraq, c'è un governo legittimo riconosciuto dalla comunità internazionale in Libia, ce n'è uno perfino in Nigeria. Bisogna dare una mano e sconfiggere ISIS, altrimenti, ripeto, l'umanità un tanto al chilo del chi arriva qui lo salviamo, chi muore lì non ci interessa. Io francamente non ci metto sotto la mia firma. Andiamo sull'ultima questione. Andiamo sull'ultima questione, la più facile. Il futuro del centrodestra. Ora, allora, intanto... perché no, aspetta, perché tutta sta roba qua che abbiamo detto fino ad ora, che è un corpaccione di contenuti capace di opporsi, diciamo, durante le elezioni al centro-sinistra, con grandi possibilità, no? Di riscatto, di vincita proprio, non di perdita, perché questo corpaccione di tematiche, no? Che tu hai detto, tante sono, rappresenta certamente, sicuramente, matematicamente la stragrande maggioranza degli italiani, però bisogna dargli qualcuno di là. Allora, come gli si dà questo qualcuno di là? Perché ho visto in questi giorni gran movimento qui a Treio. Tra l'altro, devo dire, a parte Rimini come Unione e Liberazione, ormai a Treio è rimasto l'unico momento dove si discute un po', non ce ne sono altri. Ma è così. Ci pensavo ieri, no? Che tiravo giù due appunti. C'è là e c'è qui, poi c'è... Va tutto bene, madama la Marchesa, lì quello che fanno sul lago, a Cernobbio. Sì, Cernobbio. Come? Ah, posso dire che sì. credo che siamo l'unico partito a non essere stato invitato al seminario di Cernobbio di Ambrosetti, e non so se credo. Sia una buona o una cattiva notizia. Buona notizia. Ma forse è una buona notizia. Buona. Ah, io sono l'unico giornalista a non essere Grande, invitato. Grande Paolo. E quindi vabbè, ma non me ne fotto, cioè non è che non mi interessa. Ma invece mi interessa questo tema. Allora, come si fa, Giorgia? Perché io qui, vabbè, diciamola così, dai, qui lo sanno tutti, qui in questo posto, tutti sanno che va fatto qualcosa,
e tutti sanno che bisogna aprire le finestre perché c'è aria di consumata, no? Non ci si va più da nessuna parte con queste quel che c'è, no? Ecco. Allora, lì che intenzione avete? Come fare? Un occorre tu me lo dica perché tutto forse non me lo puoi neanche dire. Però, insomma, qualcosetta bisogna sapere come si va avanti, eh? Perché un po' di tempo c'è, però, insomma... Allora, intanto faccio mezzo passo indietro, perché prima di ricostruire il centrodestra, noi dobbiamo ricostruire la destra. Ammesso che centrodestra serva, insomma, lo dico, prima ho sentito una cosa efficace di Francesco che diceva voglio fare un referendum abrogativo della parola centro. Purtroppo in Italia è difficile farlo perché quelli sono sempre stati il partito di maggioranza relativa, che sono quelli che hanno delle idee in base a dove conviene averle. Però diciamo per quelli che di destra sono e di destra vogliono essere e rimanere, intendendo sempre, no, quell'epoca, per carità, post-ideologica nella quale ci troviamo, e ti ho raccontato il basso verso l'alto, però insomma no, il fatto che ci sia ancora questa manifestazione, e questa manifestazione racconti ancora delle idee, vuol dire che c'è un terreno, un comune denominatore. E quando noi abbiamo fondato Fratelli d'Italia l'abbiamo fatto per ridare diritto di cittadinanza a questo mondo, abbiamo fatto un lavoro straordinario, io lo voglio dire, lo dico perché sono davvero fiera di quello che abbiamo costruito. Si può fare ancora di più. Dobbiamo interrogarci sul fatto che per tanti che pure vengono da quella storia politica, abbiamo fatto prima, no, un dibattito tra persone, lo dicevo in apertura, vengono tutti dalla destra, poi sono finiti chi in Forza Italia, chi in NCD, chi addirittura dentro il Movimento 5 Stelle, per poi uscirne perché le persone intelligenti poi a un certo punto rinsaviscono sempre, chi magari a fare esperienze civiche. Insomma, oggi c'è un partito della destra italiana, l'unico rappresentato in Parlamento. Sta a noi, voglio dire, avere la responsabilità, no, di riattrarre tutto e di riportarlo tutto, diciamo così, a casa. Forse finora non l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, però lo dico con umiltà, con l'umiltà di chi vorrebbe davvero ricostruire una casa grande e comune per tutti. C'è bisogno di tutti quelli che credono in queste idee. E penso che sia un dovere di quelli che con noi condividono queste idee dare una mano, e un diritto per tutti quelli che condividono queste idee trovare una casa accogliente. Noi forse non siamo stati bravi a fare questo finora, quindi io da qui voglio lanciare un altro appello dicendo che siamo disponibili e che anzi chiederò agli organi di Fratelli d'Italia di lanciare un nuovo congresso di rifondazione, di rimessa in discussione di tutto quello che siamo. Parliamo con tutti, se necessario vado a suonare a casa a tutti quelli che nella destra possono avere ancora qualcosa da dare, però poi non voglio più alibi, perché per vincere servono gli eserciti, e ho visto un po' di gente che è stata alla finestra ad aspettare che qualcuno vincesse da solo per poi vedere se gli conveniva saltare sul carro. Invece noi abbiamo bisogno di tutte le persone di buona volontà che ci vogliono dare una mano, non a guardare indietro, perché noi non vinciamo riproponendo qualcosa che era 20 anni fa, ma guardando avanti e chiedendo a tutti di sentirsi parte di questo. Quindi intanto noi vogliamo ricostruire e faremo un altro passo avanti, e me ne prendo personalmente la responsabilità, per ridare una casa a tutti. E poi sul centrodestra, guarda, io posso dirti questo, io trovo questa discussione sui nomi lunare, e chi fa il leader di qua e chi fa il leader di là, intanto ci dobbiamo trovare sulle idee, perché noi parliamo di un portabandiera ma non sappiamo qual è la bandiera. Oh, io voglio sapere, il centrodestra, tra chi vuole andare con la Le Pen e chi sta nel PPE, chi c'ha ragione? Tra chi vuole, che ne so, tra Salvini che dice andiamo con le ruspe nei campi nomadi e Forza Italia che vota per l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, chi ha ragione? Tra chi pensa che si debbano fare gli inciuci con Renzi e chi con Renzi non ha trattato mai, chi ha ragione? Tra chi ha proposto l'abolizione delle pensioni d'oro e chi le ha difese, chi ha ragione? Parliamo di questo. Quando chiediamo un metodo, Paolo, chiediamo questo, perché vedi, io mi sono molto divertita, ieri mattina ho aperto i giornali, ho letto solo i titoli del centrodestra e la situazione era chiarissima, ve la vado a elencare. Maroni propone il ticket, Salvini Meloni. Salvini propone Zaia Premier. Berlusconi stoppa Salvini, il leader sono io,
la Meloni stoppa Berlusconi. Ieri mattina i titoli dei giornali erano questi. E chiaramente l'immagine che diamo di noi non è una bella immagine, perché ieri Berlusconi dice le primarie si fanno solamente se ci sono le seconde file. E io sommessamente ho risposto, Silvio, con tutto il rispetto per il tuo specchio, finché non ci misuriamo con gli italiani non sapremo quali sono le prime e le seconde file. Non si può decidere a tavolino, non si decide nelle cene di Arcore, non si decide nelle segreterie di partito, si decide in mezzo alla gente. Perché? Perché è un elemento di umiltà. Perché farlo significa avere l'umiltà di chiedere ai cittadini che, come noi, vogliono mandare a casa questo governo di servi, quale sia il modello, non la persona, il modello migliore, la proposta migliore, anche, e poi quale sia il portabandiera. Dice facciamo il ticket, ci siamo visti a cena ad Arcore, facciamo il ticket. Io propongo, facciamo le primarie, i primi due che arrivano fanno il ticket. Così tu dai anche l'idea di voler fare le primarie per costruire, non per distruggere. Ma perché, Paolo? Perché alla fine la cifra di Fratelli d'Italia è che noi siamo quelli che più di tutto, avendo a cuore i bisogni degli italiani, siamo quelli che più di tutto vogliono vincere. A me non interessa far crescere Fratelli d'Italia a scapito di tutto il resto, perché se io faccio crescere Fratelli d'Italia a scapito di tutto il resto, mi tengo Renzi, e io Renzi non me lo voglio tenere. L'altro giorno Renzi ha detto, avete visto il Giappone di rugby? Incredibilmente ha battuto gli Springboks, no, in Sudafrica, praticamente insieme agli All Blacks la nazionale più forte del mondo nel rugby, più forte sì, del mondo nel rugby, e i giapponesi hanno battuto il Sudafrica, e Renzi il giorno dopo ha detto noi siamo come il Giappone che batte il Sudafrica, gli ha portato una iella infinita e il Giappone ha perso 45-10 contro la Scozia. Allora io dico a Renzi che noi siamo la Scozia che schiaccia il Giappone 45-10. Però per dire, io voglio vincere, non voglio sopravvivere, non voglio fare il capo dell'opposizione, non voglio occupare uno spazio se non posso dare risposte agli italiani. Chi ci vuole dare una mano a vincere? Lo dico anche per le elezioni amministrative, perché a meno che, voglio dire, non ci siano figure così indiscutibili da mettere tutti d'accordo, cioè Paolo Del Debbio scegliesse di candidarsi a Milano, a Roma, a Bologna, a Torino, noi no, non avremmo niente da dire. Ma se questo non c'è, e allo stato attuale, visto anche il rifiuto di Paolo Del Debbio, non abbiamo questi nomi, diciamo così indiscutibili, ma perché non misurarci? Ma perché non chiederlo ai cittadini che con noi vogliono mandare a casa la sinistra? Allora bisogna ripartire dalle idee e bisogna ripartire dalla base, e finisco. Ieri io ho proposto una cosa che continuo a proporre anche oggi. Ripartiamo dalla gente, ripartiamo dalla piazza. Il prossimo 2 dicembre ricorrono quasi 10 anni da quella manifestazione imponente che il 2 dicembre di tanti anni fa mobilitò qualche milione di persone e mandò di fatto a casa un altro tragico governo che era il governo Prodi. Ecco, io penso che sarebbe bello se in quell'anniversario quest'anno noi tutti insieme, con le bandiere di tutti quelli che vogliono riprendersi la loro libertà, la loro sovranità, la loro democrazia, il loro orgoglio, scendessimo in piazza per mandare a casa il governo Renzi. L'ho detto ieri a Berlusconi, lo propongo adesso e lo proporrò nei prossimi giorni a Salvini, che so che ha lanciato una manifestazione per i primi di novembre, alla quale noi siamo disponibili ad aderire come Fratelli d'Italia. Tra l'altro lui ha deciso di fare una manifestazione che si chiude il 9 di novembre, in una data che non è esattamente secondaria, all'anniversario della caduta del muro di Berlino. Ci piacesse che si potesse dedicare tra le iniziative di questo 9 novembre qualcosa alla caduta del muro di Berlino, per ricordarci che non siamo anti-europeisti noi, che siamo quelli che hanno ballato sulle macerie del muro di Berlino, sono anti-europeisti quelli che hanno costruito un'Europa fatta di oligarchie e di interessi di pochi. Ci piacerebbe che si potesse fare questo, ma io dico, ripartiamo dalle idee, ripartiamo dalla gente. Il centrodestra chiuso, il centrodestra che sta lì che si parla addosso, il centrodestra fatto sui giornali, non ci frega niente. Non ci interessa, non può convincere nessuno, non può vincere. Io voglio vincere. Chi è che ci dà una mano a vincere?
Chi vuole darci una mano a vincere è benvenuto e avrà lo spazio che merita. Va bene. Ma perché non vuoi fare politica? Allora, posso dire una parolaccia? Sì. Sì. Primo, perché non voglio andare in quelle trasmissioni del cazzo tipo Quinta Colonna. E dalla vostra parte. No, poi perché io mi sento bene a fare il mio mestiere. Penso, tutto sommato, con tutta franchezza, lo dico proprio con tutta franchezza, da me parlano tutti, ma soprattutto parla la gente. Se si chiude anche sto canale, non è che ce ne sono tanti altri posti dove parla la gente, è una televisione italiana oggi, dove parla il popolo. Può piacere o non piacere, ma è la verità. Io domando a voi, è utile o no tenere aperto sto canale? Allora, e non è che lo dico con tutta, lo sai che io sono franco, mi conoscono tutti, cioè sono Paolo ma sono franco, sì, e mi conoscono tutti, lo dico perché guarda che la prospettiva, il punto di vista della gente è il piede porco delle istituzioni, dell'establishment, non c'è un'altra. E quello che dici te ora mi fa molto piacere, cioè ripartire dalle idee e dalla gente, perché può sembrare ripetitivo e invece è la cosa più originale che poteva dire la Giorgia Meloni in conclusione, senza appellarsi a cose strane. Bene, io vi ringrazio molto Giorgia di avermi invitato. Quello che Nicola Porro ti ha scritto con un messaggio, io lo dico qui, e cioè che vede queste prime file fa bene. Qualcuno, nonostante che siano giovani, ha anche gli occhi lucidi, quindi fa anche bene vederlo. Mi ha fatto piacere rivedere alcuni amici come Francesco, Ignazio, Rampelli, insomma e tutti gli altri. Io per quanto posso, e cioè dar voce, ho visto anche Decorato prima, col quale siamo stati in giunta a Milano per qualche anno, insomma io per quanto posso dar voce alla gente e alla gente che sono qua, lo sapete. Per il resto sta a voi. Grazie. Grazie a Paolo Del Debbio, grazie a tutti voi per quest'altra straordinaria emozione, perché da Treiu 2015, da Fratelli d'Italia, dalla terra nostra, noi partiamo alla riconquista della nostra libertà. Non è un fatto astratto, noi vogliamo continuare a essere una nazione libera e faremo del nostro meglio perché questo accada, ma dobbiamo marciare insieme. Grazie a tutti.